Prezioso riconoscimento per un documentario realizzato in Basilicata dalla Noël Tan Studio. Ha visto protagonisti i ragazzi di diverse scuole della provincia di Potenza che con i telefonini si sono confrontati sulle questioni irrisolte legate al terremoto dell'80 e si sono poi occupati anche di petrolio e del futuro della loro terra. Oreste Lo Pomo. Guarda la Lucania, un posto piccolo nella cartina, territorio ricco di petrolio. Un'indagine tra memoria e percezione del futuro, realizzata con i video dei telefonini, ma anche con l'ausilio di quel grande patrimonio che è rappresentato dalle teche RAI. E così il documentario La Basilicata nel cellulare, memorie dal terremoto e sogni di petrolio, prodotto dalla Noël Tan Film Studio per la Fondazione Mida e l'Osservatorio Permanente sul Dopo Sisma, diretto da Antonello Caporale, si è aggiudicato il prestigioso premio Libero Bizzarri come miglior documentario nella sezione competitiva Media Educazione, riservata alle università, alle accademie e alle scuole di ogni ordine e grado del Mediterraneo. Un documentario di 27 minuti, dove gli studenti di alcune scuole superiori di Potenza e provincia, sotto la supervisione artistica di Antonello Faretta e la produzione esecutiva di Adriana Bruno, hanno dato vita, grazie anche al contributo della Regione Basilicata e alla collaborazione di Nokia e Centro Lucani nel Mondo Nino Calice, ad un film collettivo alla ricerca della memoria del sisma dell'80 e sulla percezione del domani, in un percorso didattico nel quale i giovani hanno guardato al sociale sfruttando le nuove tecnologie. Un film partecipato, un'inchiesta matura, cinematograficamente valida, di una forza documentaria non comune, un prodotto inserito nel progetto Lucantropi e che, come ha detto il coordinatore del centro di documentazione Nino Calice, Pietro Simonetti, vuole dimostrare la forte capacità dei giovani lucani ad affrontare il futuro per cambiare le condizioni di lavoro e di studio e non lasciare la propria terra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, l'informazione regionale torna come sempre alle 19.35, arrivederci.